senza perdere i guai. Oh Jack, vai vai, c'è un vuoto di memoria ormai. Berlusconi, Monti, parliamo sempre del nostro ministro, ci consulti o si va il voto? Si vede che stanno cominciando ad andare a toccare dove non devono, siamo sempre alle solite, come la storia dell'articolo 18, cioè questi invece di creare occupazione pensano a come licenziare, capito? Cominciamo bene. Se la giornata si vede dal mattino è una bella giornata in merda. Pino Scotto, Rainbow Belize, Soldatini ti pongo. Jack! Wee! Sass! Sass forever! Oggi partiamo dagli amici su Facebook, ci scrive Simone. Ciao Pino, ieri sera mi è successa una cosa che non mi ha fatto dormire. Passeggiavo per il mio quartiere con un amico, quando ad un certo punto ci ha iniziato a seguire un cucciolo di cane abbandonato. Ci ha accompagnato fino a sotto casa, gli abbiamo dato da mangiare e bere, però non abbiamo potuto portarlo su casa per problemi di spazio. E il povero cucciolo è rimasto in mezzo alla strada da solo, al freddo, e ha iniziato a piangere. Siamo rimasti con lui fino alle 6 di mattina, chiamando chiunque per sapere se qualcuno voleva tenerlo. Ma niente, ho avuto i sensi di colpa tutta la notte, gli stessi sensi di colpa che avrebbero dovuto avere quei pezzi di M che l'hanno abbandonato. Ma come si fa a lasciare in mezzo alla strada un cucciolo così? Grandi ragazzi, veramente. Questi sono gesti veramente che fanno parte della vita vera. Comunque ragazzi, c'è un numero della protezione animale che si può chiamare, lo venivano a prendere. La prossima volta informatevi. Grandi. Ciao Pino, non trovi che le persone si ricordino dei principi morali e della meritocrazia soltanto quando vengono estromessi da quegli ambienti malati? Fino a quando ne facevano parte, però, andava bene e si prestavano a tutto. A me non va bene sentirmi dire che è il gioco delle parti, perché comunque sia, si finisce sempre col fare del male a qualcuno. Che ne pensi? Puoi dire due parole anche su Graham Bonnet? Per me è un grande vocalist. Un abbraccione da Mario e tanti auguri. Grande Graham Bonnet, grande. Io, una cosa brutta che ho è un live degli Alcatraz, la band con cui canta con Malmsteen, che hanno fatto uscire un live dove lui era tutto stonato, bruttissima sta cosa. Poi è andato nei Rainbow e ha fatto un gran lavoro, grande vocalist. Poi c'è quella vocalità, quella timbrica che a me piace molto. Comunque hai ragione tu. Ragazzi, noi siamo un paese come... Io non mi stancherò mai di dirlo, purtroppo è così. Quelli che vanno avanti in questo paese sono sempre i ladri, le puttane e i leccaculi. Sempre, non c'è meritocrazia. Ragazzi, in Italia sono venute delle troie dall'estero. Hai capito che sono venute qua in Italia? Gli abbiamo fatti presentare programmi musicali. Questi sono venuti in Italia e facevano le troie. Li abbiamo fatto andare dappertutto, li abbiamo fatti diventare delle star, invece di prenderla a caccia in culo e di mandarle a casa loro. Bisogna avere solo vergognatevi, cazzo. Ciao Pino, io di solito non auguro Buon Natale, perché il 25 dicembre è solo una data convenzionale a cui si attribuisce la nascita di Gesù. Ma se la parola Natale può servire a radunare le famiglie, dimenticando i problemi giornalieri che le attanagliano, allora io ti auguro di essere felice con i tuoi cari. A Natale, come tutti quei bambini del Belize, che ad oggi, grazie a te, hanno avuto un motivo per svegliarsi la mattina e sorridere ad un nuovo giorno. Un grosso bacio da Raffaella. Un bacio anche a te, Raffaella. Grazie, veramente. Grazie di cuore. E tu sicuramente farai parte di quelle persone che avrà fatto qualche piccola donazione per il progetto. Grazie a tutti voi ragazzi, che da parte di quei bambini a cui avete dato un sorriso. Grazie.
Allora l'ultimo SMS lo manda il grande Nico, a Pino, a Jack e a tutto lo staff di Rock TV. Auguri per un felice Natale e un anno migliore. Con affetto e sempre in alto il metal. Grazie, grazie. E per non dimenticarlo mai, per non dimenticarlo mai, io poi ho un piccolo motivo in più che l'ho conosciuto abbastanza bene, ci guardiamo il più grande, quello che non doveva andare, doveva stare ancora qui con noi un po'. Ronnie James Dio, Holy Diver. Buongiorno. Grande, grande Ronnie, grandissimo. Oh, grazie Pino dell'ospitalità, Buongiorno. Alteria. Bello, bello essere andata a vedere. Dici qualcosa, dai. Che dico, niente, io mi conoscete, sono quella di Rock News, quest'oggi puntata di Natale, aspettiamo anche altri volti noti della famiglia di Rock TV e sono contenta di entrare dopo Holy Diver perché sai essere una mia grande passione. Grande, il mitico Ronnie. Ronnie James Dio. Stavamo ragionando sul fatto, è un artista che ci ha lasciato nel 2011? No, purtroppo è passato, come passa il tempo? Era la fine del 2010. È passato un anno e mezzo. Già. È già passato un anno e mezzo. Sembra ieri. A parte che a me sembra ieri che ho finito il militare, perciò... Il tempo è relativo, il tempo sì. È relativo. No, nel senso che cioè, io ho sempre avuto un rapporto col tempo stranissimo. Ho dei problemi a ricordare le date, le cose, perché proprio la mia mente si rifiuta di... Ma tu hai il tuo iPhone, anche qui quando lanci le date, vedo che sì, tiri sì, fuori sì. Il tuo fogliettino dell'agenda e quello ti tiene connesso al mondo. Io ne approfitterei, Pino, se posso, sì, vai, per vai. Dire che... mi vedete tutti i giorni a Rock TV con Rock News. Tra l'altro dal 9 di gennaio cambiano gli orari del palinsesto, però ovviamente un po' come Pino io non mi ricordo, non so i nuovi orari, però state sempre ben connessi e controllati. E poi c'è questo nuovissimo programma, non so se tu Pino hai già avuto modo di vederlo, che si chiama 10 anni di Rock TV. Siccome Rock TV esiste da 10 anni, tutti i giorni beccatevi la chicca dall'archivio di Rock TV. Tutte le cose facciamo di questi vedere anni. Delle cose vecchie e anche curiose. Abbiamo anche visto il tuo primissimo database insieme a Angelo Perini. Ah sì, Angiolin. È passato di tempo. È passato di tempo. Sei più bello però, più vai avanti più diventi bello. L'uomo culo Ratiel. Jack, dici qualcosa. Allora ci scrive Marcello, ciao Pino, non dare retta alle stupidate che dice Keith Richards su Mick Jagger, che quando apre la bocca dice solo delle cagate. Io invece manderei a cagare Richards, si è sempre sentito inferiore a Jagger, e se adesso negli Stones c'è qualche attrito, la colpa non è di Jagger ma di Richards, che è un rosicone, ed è lui quello che fa la diva, non Jagger. Chissà perché solo lui lo critica, mentre Charlie Watts e Ron Wood non dicono mai niente. Adesso sta avendo il suo momento di gloria con un'autobiografia in cui ha scritto tutte le cagate che ha fatto. Comunque Pino, complimenti per Rainbow Felice, un augurio di buon Natale a te, a Jack e ai vostri ospiti. Marcello. Marcello, non sono molto d'accordo con te perché io so anche da altre fonti degli Stones che lui ha sempre fatto la prima donna. Comunque Ron Wood è sempre stato un gregario, deve stare zitto se no lo prendono a calcio e lo buttano fuori. Ma tu Marcello Charlie Watts è il nonnino che è lì che fa il suo lavoro e non vuole sapere un cazzo di niente. Poi alla fine la band è sempre stata Keith Richards e Mick Jagger, hai capito? Perciò comunque sinceramente a noi non ce ne fosse manco poco cazzo proprio. No, ma capire lui come fa a sapere per certo che non è così. Ha un collegamento telefonico con Mick Jagger. Boh, non lo so, vabbè. Va bene, dai Jack. Ci scrive Giorgi. Ciao Pino, puoi chiedere ad Alteria se conosce Lee Aaron? Il suo modo di cantare me la ricorda. Puoi non chiedermelo perché non la conosco, quindi evito, non la conosco. Era la cantante delle, come si chiamavano? Chi è? Era una band degli anni 80. No, mi sfugge. Sì, non mi ricordo il nome. Però andrò sicuramente ad ascoltare, mi ha messo la curiosità, andrò a sentire. Ciao Pino e ciao Alteria. Voi cosa ne pensate dei Nomadi? Io e mia moglie siamo loro fan, ma da quando Danilo se n'è andato, pensiamo sia ora che smettano. Saluti da Ricchi e Tizi di Vercelli. Ah, non lo sapevo che Danilo è andato via. Sì. Ma da quando? Da un po'. Mica, se è andato via Danilo, allora è ora che smettono veramente. Perché Danilo, secondo me, ha dato nuova linfa veramente ai Nomadi.
Ma se va via lui da questa band, cosa rimane? Non rimane niente. Vanno avanti cosa? Comunque. Vanno avanti. Vanno avanti. Questo, hanno deciso di andare avanti. Di questo non, è, questo non lo metto in dubbio proprio. Perché la dignità non è una cosa che si vende al supermercato. Comunque. Mi piace per Danilo, probabilmente avrà deciso. Siccome probabilmente nella band c'è qualquadra che non cosa, ha deciso di farsi i cazzi suoi. Danilo lo conosco, è una grande persona, oltre ad essere un ottimo vocalist. Ciao Pino e un grosso bacio ad Arteria. Volevo sapere da voi, qual è stato secondo voi l'album più bello che è uscito in questo 2011? Un abbraccio e tanti auguri, Ivo dalla Spezia. Auguri. C'è l'abitudine quando finisce l'anno di farsi la domanda, il miglior album, la più bella canzone, il più bel video. Di sicuro bello l'ultimo dei Foo Fighters, molto bello l'ultimo dei Mastodon che io amo in maniera spassionata. Pollice giù per i Metallica con Lou Reed, non mi è piaciuto nemmeno un po', però il preferito in questo momento mi sfugge, anche perché io ascolto sempre roba vecchia, da. Ragazzi, sono vecchia dentro, cosa devo fare? Sicuramente. Per chi ama il blues, ragazzi, è uscito appena uscito un album, si chiama Roots, di Johnny Winter, del nonnetto, quanti anni ha? 80 ne avrà adesso, quanti ne ha? È uscito un album, si chiama Roots, dove lui coverizza i brani più famosi di blues. A chi piace il blues, ascoltatelo. Jack. Io direi che ci possiamo guardare un bel video. Allora, ne approfitto. Ci guardiamo questo? Sì. Sì, ok. Praticamente vi facciamo vedere un video di questa band emergente, sono italiani, fanno del sano rock and roll, si chiamano Good Wines e mi hanno chiamata per fare un featuring. Poi arriva Mario e vi racconterà dell'altro, però insomma una canzone che va ad aiutare un'ottima causa, la causa di Rezzofonica, appunto ne parliamo dopo con Mario. È una cover di Mariah Carey, però in versione rock molto divertente. Good Wines con me di mezzo, lì in mezzo. Mariah Carey è un'altra che si è conciata da sbatter via ed era una dei miei sogni erotici nel passato, lei era. E però veramente. Anche adesso cosa dai, dici no, la verità. No, dai, a parte che c'aveva quei capelli stupendi, si è fatta bionda, se li è fatti lisci, invece aveva dei capelli stupendi. E poi a parte che ha messo su un minimo 15 kg, però si è fatta pompare come un canotto. Ma ai tempi mi piaceva tantissimo, veramente. Però qua non c'è lei, ci sono io. Con i Good Wines io molto meglio di Mariah Carey, molto, molto. Yes.